Allora, dottore, il ministro italiano della giustizia ha dichiarato che ha fatto un accordo con l'Albania per i detenuti albanesi trasferirli al paese di origine. Una considerazione in qualità di garante di queste persone. Il governo ha preso questa decisione e chiaramente l'ha concordata in sede europea anche con il governo albanese, evidentemente, e si tratta di una richiesta che è diffusa in tutti i paesi del mondo. Spesso avviene che vengono scontate le pene nel paese d'origine e vi sono accordi anche internazionali in materia, quindi è una decisione che si inquadra nella disciplina attuale di carattere internazionale e nei rapporti fra stati. È evidente, questo avviene anche in via reciproca rispetto ai detenuti italiani che sono in Albania e quindi è una decisione che penso possa essere perseguita nell'ambito della disciplina internazionale in materia. Poi una domanda, sempre in considerazione come garante nazionale, sull'apertura di CPR in Albania, che ne pensate e se la vostra come istituzione andate a fare un'analisi e a seguire la condizione dei immigrati in questi centri in Albania, visto che Albania non è paese membro dell'Unione Europea? C'è un accordo fra i due Stati, accordo che l'Unione Europea, da parte dell'Italia, ha ritenuto possibile e praticabile e certamente noi come organismo indipendente, visto che c'è una competenza italiana sui CPR realizzati in Albania, noi saremo presenti e faremo l'attività di monitoraggio che ci compete in base all'ordinamento italiano e alle norme dell'Unione Europea. Ma lo considerate giusto aprire un CPR in un paese non membro dell'Unione Europea? È un accordo tra paesi, non è questione di giusto o non giusto, è un accordo tra paesi che già c'è stato per altri paesi in altre situazioni, anche i paesi europei in altre No, è la situazioni. prima volta che... Sì, accordi, se mi fa completare glielo spiego, accordi per esempio che sono stati fatti dall'Unione Europea con la Turchia in alcuni momenti per i rifugiati siriani, ci sono una serie dove erano collocati anche in altri paesi, cioè può accadere che ci sia questa scelta. A noi non compete una valutazione politica della scelta, a noi compete l'attività di monitoraggio e di tutela delle persone private della libertà personale. Le scelte che fanno i governi non competono all'autorità garante. Grazie.